Buonasera, siete i benvenuti al nuovo appuntamento di Caserta Stadio, una trasmissione che va in onda rigorosamente in diretta. Sono le 19:55 del 2 di ottobre. Ci occuperemo nel corso di questa nostra diretta Facebook di calcio. In particolare avremo ospite qui nella nostra prima parte della trasmissione il responsabile della squadra, l'allenatore del Football Club Matese, Corrado Urbano. Buonasera. Buonasera a voi. Nella seconda parte avremo altri ospiti per quanto riguarda il campionato di Eccellenza Molisana. Allora, mister, allora, è andata bene, questa prima giornata, un inizio col botto. Sì, abbiamo vinto una buona, dopo aver disputato anche una buona gara, insomma, non è mai facile vincere perché poi iniziare c'è sempre l'emozione dell'esordio. Non si conoscono ancora bene le squadre, gli avversari, non è, poi soprattutto perché il campo di Agnone non è mai facile uscire con una vittoria da parte degli avversari, io ne so qualcosa avendolo allenata per 3 anni, quindi tutte cose positive che ci permettono di mettere in classifica 3 punti importanti secondo me, perché ci danno un'iniezione di fiducia e ci danno appunto, come dicevo prima, proprio un'iniezione di fiducia proprio per quello che dovrà essere il nostro campionato, che sappiamo che sarà irto di difficoltà, però diciamo che l'approccio è quello giusto. Vogliamo ricordare a tutti che siamo, abbiamo detto anche prima, in diretta, ma quelli che vogliono interagire con noi lo possono fare collegandosi con Caserta Sera, la pagina Facebook di casertasera.it. Allora, lei ha detto che l'Agnonese era una squadra forte, quest'anno pare che abbia delle difficoltà, comunque al cospetto del Matese è risultata ben poca cosa. Eravate forti, troppo forti voi o l'Agnonese? No, io non ho detto che era una squadra forte, ho detto che è sempre difficile giocare la prima di campionato, giocare ad Agnone, che a livello ambientale, avendo un campo piccolo, conoscendo bene l'ambiente, non è mai facile. L'Agnonese l'abbiamo affrontata in questo momento, che forse è partita un pochino in ritardo, però ritardo non significa che è partita la settimana scorsa, è partita il primo di settembre, ha avuto 4 settimane per allenarsi, poi io ho visto la lista. Hanno diversi giocatori che vengono da Palermo, da Venezia, non è che sono giocatori locali presi così tanto per fare il campionato, quindi non è mai facile vincere, noi abbiamo vinto con grande merito, soprattutto abbiamo avuto l'approccio giusto, siamo stati bravi ad aggredire gli altri nella prima mezz'ora dove poi Ecco, siamo riusciti. Abreu, che lei si è portato da Cassino, questo giocatore che a prima vista sembra un ragazzino, però in area di rigore si fa rispettare. No, lui è un 98, quindi è giovane, quindi è fresco, diciamo, no? Sembra c'è una faccia pulita, però è un giocatore. Lei l'ha fortemente voluto qua a Piedimonte. L'ho voluto perché lo conosco bene, perché oltre ad averlo a Cassino 2 anni l'ho avuto già in primavera a Bari, quindi questo è il quarto anno che lo alleno, quindi so pregi e difetti, tanti pregi, secondo me è un ragazzo che ha ancora margini di miglioramento e che sotto rete. Peccato che non sia più un under, E vabbè, vero? Comunque lei però. con gli under ci sa fare. A Ma Cassino ne sanno qualcosa, anche con un grosso premio che ha vinto la società, grazie a lei. io vengo, ti ripeto, dopo aver fatto tanti anni di Serie D, ho fatto 3 anni di primavera, quindi sicuramente con i giovani diciamo che ho un buon rapporto e ho soprattutto un buon occhio, riesco a vedere se ci sono dei giovani. Ho avuto la fortuna di allenare nella primavera del Bari Castrovilli, che oggi ne parlano un po' tutti quanti a livello di nazionale. E poi l'anno scorso a Cassino abbiamo fatto un campionato proprio puntando sui giovani e siamo risultati essere la squadra più giovane di tutti i gironi e la società Cassino ha incassato anche un premio di 25.000 euro per questo. Senta, come fa lei a gestire questa rosa di 7, 8, 10 ragazzi under nella sua formazione? Qualcuno non ci rimane male che non gioca? Ah, ci rimangono sempre male a tutti i livelli i calciatori che non giocano, però questo è un gioco di squadra e nel gioco di squadra si sa che purtroppo 11 possono scendere in campo inizialmente, poi
dall'anno scorso abbiamo la possibilità di sfruttare 5 sostituzioni, questo ci permette anche di motivare anche gli altri. La cosa importante è durante la settimana di far rendere partecipi tutti a quello che è il progetto e renderli giocatori motivati perché poi la domenica le motivazioni vengono da sole. Ecco, da Piedimonte San Germano a Piedimonte Matese, come ha trovato l'ambiente qua nel Matese? Ma l'ambiente è tranquillo, diciamo forse l'entusiasmo c'è, però purtroppo non si può manifestare per quella che è la situazione in cui stiamo attraversando questa situazione del Covid. Purtroppo domenica scorsa ad Agnone i posti per gli ospiti erano limitati, domenica prossima sembrerebbe che insomma, la partita purtroppo si dovrà giocare a porte chiuse. Peccato perché credo che la Piedimonte Matese avrebbe, e un po' tutto il comprensorio del Matese, avrebbe risposto alla grande perché noi giochiamo a Piedimonte ma rappresentiamo un territorio che è il Matese appunto e credo che qui intorno questa squadra, soprattutto con questo inizio diciamo, molto positivo, credo che desti molto interesse. Ecco, domenica prossima parliamo della partita che ci sarà fra 2 giorni qua al Ferrante di Sevicciano. Arriva una squadra, il Fiuggi, che pare sia stata attrezzata per arrivare ai primi posti della classifica. Poi c'è un allenatore che come lei ha giocato in Serie A, in Cocciati. Come vede questa squadra? Con Peppe abbiamo giocato anche insieme nell'Empoli in Serie A, In Serie quindi da un A. po' di Ecco, vuole tempo. ricordare i nostri spettatori qua, quante partite ha giocato lei in Serie A? È poco meno di 100, credo 84-85 partite in Serie A, quindi quasi 3 campionati e mezzo, 4 campionati. Con Peppe è da diverso tempo che non ci vediamo, saranno 4-5 anni e sarà un piacere ritrovarlo. Un po' meno la squadra, perché la squadra è una squadra forte, non è una squadra che domenica ha perso male, è composta da giocatori di individualità importanti per la categoria, hanno anche degli ottimi principi di gioco perché Beppe è un ottimo allenatore. Per noi sarà una partita difficile, però io sono molto fiducioso perché vedo quotidianamente i miei ragazzi come si allenano con grande entusiasmo, con grande applicazione e quindi noi siamo pronti per giocarcela alla pari. Poi, il risultato finale non lo possiamo prevedere, però siamo consapevoli che arriverà una squadra, una delle principali candidati alla vittoria finale, insieme alle solite note, Campobasso, Notaresco, Le Canadese. Però noi, soprattutto in casa, dobbiamo essere bravi a fare un fortino dove le squadre avversarie dovranno avere tantissime difficoltà per portare via da qui dei punti. Allora, innanzitutto vorrei ricordare che chi vuole interagire con noi lo può fare tranquillamente, poi vorrei pregare Andrea Caprarelli in regia se ci vuole mettere il grafico delle partite della prossima settimana. Eccolo qua, mister, a parte il Matese che gioca in casa con l'Atletico Terme Fiuggi. E la partita di cartello, quale vede tra queste partite, quella di cartello, la più importante? Ma diciamo che sono tutte partite equilibrate. In Serie D non esistono partite scontate, è difficile che si trovino delle squadre materasso, però chiaramente forse Notaresco Rieti, perché il Notaresco in questo momento è venuto alla ribalta Mi pare che abbia vinto una partita di per Coppa Italia. aver tirato fuori dalla Coppa Italia il Catania e per essere uscito soltanto ai rigori contro il Pescara. Contro Rieti, che è una squadra che l'anno scorso faceva la Serie C, anche se in questo momento ancora Rieti sta cercando qualche giocatore, però si sta attrezzando per recitare anche Rieti un ruolo da protagonista. Senta, a proposito di protagonisti del campionato, quale squadra vede favorita in questa Serie D? Fermo restando che il Matese ha le sue ambizioni, quella di una salvezza tranquilla, quanto ne sappiamo. Sì, no, ma è così. Noi come neopromossa vogliamo riuscire a Anche se i rimanere. presupposti pare che abbiano già suscitato un certo entusiasmo che Sì, forse va al di ma là. questo a noi ci fa piacere, però noi dal di dentro dobbiamo rimanere con i piedi per terra e sapere quelle che sono le difficoltà di questo campionato, che non sono poche. Le favorite sono, come ho detto, avevo accennato prima, secondo me il Campobasso,
insieme al Notaresco, insieme al Fiuggi, insieme alla Recanatese, credo che siano le squadre, e l'Alba Longa pure come squadra laziale è un'ottima squadra, credo che siano le favorite, quelle che danno un po' tutti per favorite. Poi il campo è sempre un tribunale che dà le sentenze domenica dopo domenica. Noi in questo campionato vogliamo ritagliarci un ruolo che è quello di essere un guastafeste un po' per tutte. Noi come squadra vogliamo essere una squadra difficile da affrontare, una squadra ostica che ce la possiamo giocare con grande umiltà contro tutti, sapendo che è un campionato difficile. Quindi lei può dire ai tifosi qua di Piedimonte che potranno gioire, potranno manifestare la loro consapevolezza di avere una squadra forte quest'anno qui? Ma io glielo posso dire, ma deve essere poi il campo che lo dirà questo, partita dopo partita, perché a chiacchiere si può dire quello che vogliamo, però io credo che noi domenica dopo domenica quantomeno dobbiamo dimostrare di essere una squadra che lotta per la maglia, che deve avere un certo senso di appartenenza, che rappresentiamo, come abbiamo detto, appunto un comprensorio, che è questo del Matese, e dobbiamo rappresentarlo con onore. Allora, a questo punto io vorrei ringraziare l'allenatore del Football Club Matese, Corrado Urbano, per la sua gentilezza e per essersi intrattenuto dopo l'allenamento di oggi pomeriggio qua a Piedimonte. Lo aspetta il suo viaggio di ritorno nell'altra Piedimonte. Le auguriamo un in bocca al lupo per questa nuova avventura qua a Piedimonte. Ringraziamo anche la società che ci ha consentito di averlo qua ospite per questa trasmissione. Magari lo avremo ospite nelle prossime puntate, sperando che continui ad andare così bene la squadra che sta allenando. Grazie, è stato un piacere anche per me. Secondo palo, Moreno testa, rientriamo in studio, abbiamo cambiato ospiti, abbiamo salutato l'allenatore del Football Club Matese, Corrado Urbano, e abbiamo due nuovi ospiti qua, il presidente dell'Aurora Alto Casertano, Flaviano Montaquila, buonasera. E il direttore sportivo della squadra, un ex calciatore che qua a Piedimonte conosco molto bene, buonasera. Sant'Angelo, buonasera. Allora, presidente, lei è da due anni che guida una società che pare che quest'anno voglia fare le cose in grande. Sì, le cose in grande, non esageriamo. Diciamo che abbiamo alzato l'asticella della competizione, vorremmo fare sicuramente meglio dell'anno scorso. Abbiamo allestito un organico interessante, ma sappiamo che dura perché gli altri sicuramente non stanno a guardare, ma soprattutto vorranno dire la loro. Però ecco, diciamo che l'organico e la struttura che abbiamo messo in piedi è sicuramente di primo livello. Com'è che ha scelto Alessandro qua? Con Alessandro è stato veramente un amore a prima vista nel momento, se così vogliamo dire, perché lo ha apprezzato subito sia come calciatore, ma soprattutto come per le sue doti comunicative, per l'empatia che mi passava. E siccome abbiamo un amico in comune, diciamo che me l'ha suggerito, e poi dopo l'ho conosciuto
in maniera più approfondita, e là è scoccata la scintilla. Alessandro, dal calcio giocato alla scrivania, qual è la differenza? Diciamo che personalmente tu mi conosci, negli ultimi anni avevo già preso l'iniziativa di la gestione dello spogliatoio, mi piacevano queste vicende, quindi mi sentivo già a mio agio precedentemente quando giocavo. L'unica cosa che poi. Nostalgia ce n'hai? Nostalgia, quello ho detto molte volte al presidente, in Non è che questo magari ha momento, in intenzione questo, di. no, in questo momento non mi manca proprio. Mi alleno perché piace allenarmi e mantenermi in forma, però la partita proprio in sé, non mi manca. Sarà il fatto che sono impegnato e sento tutta la responsabilità che il presidente mi ha dato nella gestione di questo nuovo gruppo, della creazione di ogni minimo particolare, dal materiale fino ad arrivare poi alla scelta dei giocatori, che è importantissima. Presidente, le prime due partite sono state due trionfi per la sua squadra. Se No, no, l'aspettava. non sono stati dei trionfi. A parte il fatto che questa è la quinta partita, se non ufficiale, che facciamo, perché abbiamo fatto tre partite di Coppa Italia e due partite di campionato. Diciamo che abbiamo, il risultato è un risultato che magari può far capire che è rotondo, quindi, però in realtà io guardo A me mi bene. sembra che lei sia un pochettino troppo modesto, No, no, è la perché. verità, io penso sempre, guardate, credetemi, io non guardo tanto il risultato, ma guardo quello che è stato creato durante i 90 minuti. E siccome io sono molto maniacale nelle cose che faccio, cerco di essere sempre molto preciso, allora penso che bisogna migliorare tante cose, guardate, veramente, è la verità. Ma se, lei se l'aspettava comunque. Io mi aspetto di meglio quando incontreremo le prime della classe, senza sminuire niente, però ecco, io mi aspetto per esempio un bel match con l'Isernia, col Guglionesi, col Campo di Pietra, col Venafro, grande storica squadra che fa sempre, allestisce sempre delle squadre molto molto competitive. Ecco, là quando comincerò ad avere quel metro di riferimento, senza perire sulla lingua, lo dico, allora poi posso dire di essere contento oppure no. Alessandro, un bel gruppo che praticamente hai creato tu. Qual è stato il segreto per mettere su questa squadra? Tu che praticamente sei un novellino in questo campo. Guarda, ti dico la verità, io sono uno che ha sempre riuscito a mantenere i rapporti con gli altri giocatori, mi sento spesso con gli altri giocatori delle altre squadre, quindi questa cosa mi ha facilitato molto nella costruzione. Erano tanti anni che giocavo nel campionato molisano, quindi poi andare a cercare questi ragazzi e creare questa squadra non è stata proprio difficile. La cosa un po' più difficile è stata quella lì di prendere qualche giocatore che ormai non era più nelle nostre zone Ecco, e riportarlo qui in Molise e dici qualcosa di questo. fargli prenderlo e farlo credere nel nostro progetto. Per dirti, uno di questi è stato Davide Vallefuoco, che abbiamo preso dalla Costa d'Amalfi. L'anno scorso, come sappiamo, comunque la Costa d'Amalfi è un campionato di eccellenza, ha un presidente fortissimo. Sono arrivati in finale di Coppa Italia contro la Fragolese, sono arrivati secondi in campionato, era lì da 2 anni. Questa è stata una trattativa molto 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 lunga per riportarlo da noi e fargli credere che noi siamo il suo Voi avete futuro. un bomber di quelli tosti, eh? Nicola Panico è uno che in questi campionati ci gioca già da tanti anni. Diciamo che era molto molto semplice scegliere lui. Siamo andati Diciamo che lì ci siamo incontrati a metà strada, perché anche lui, con delle interviste che aveva fatto precedentemente, addirittura i miei contatti, aveva parlato bene del presidente, aveva parlato bene della società al di fuori, e quindi mi è stato più facile il contatto con La Nicola. La prossima partita con chi giocate? prossima partita giochiamo domenica alle 15 con la Fidelis, una squadra che è arrivata quarta in promozione lo scorso anno. È stata ripescata per mancanza di altre società come organico, una squadra giovane,
questo momento, domenica scorsa non abbiamo potuto vedere il risultato perché purtroppo è stata sospesa la partita al 12° con l'Isernia, la prima partita di campionato hanno perso, però non è una squadra semplicissima da affrontare. Presidente, lei da persona ormai che capisce di calcio dopo 2 anni e forse se ne intendeva pure prima, se la sente di fare una promessa ai tifosi della sua squadra? Una promessa concreta, diciamo, perché qui da queste parti lo dicono tutti che l'Aurora Capriatese, ex Aurora Capriatese, ormai Aurora Alto Casertano, è una di quelle squadre che aspirano a vincere il campionato, non ci piove. No, ma noi non ci nascondiamo, vi ripeto, a fare veramente bene. Noi ci siamo detti all'inizio del campionato, all'inizio della programmazione, di voler arrivare sicuramente tra le prime tre. Adesso se la seconda o la terza o la prima non lo sappiamo, però ecco, sicuramente ci auguriamo di arrivare primi, però ritengo che in questo momento ci siano delle compagini forse un po' più attrezzate di noi. Alessandro, in questo momento, se mi posso prego, non è che noi come società non vogliamo dire di puntare alla conquista del campionato, ci mancherebbe, sappiamo che un organico importante. Il problema è che sappiamo che dall'altra parte c'è una società sopra di tutti, che è quella dell'Isernia, che ha un organico in questo momento più completo del nostro, ha speso di più economicamente perché ha speso di più economicamente per formarlo, e poi ci siamo noi con altre società importanti come il Benato, come diceva il Presidente, come il Guglionesi, come il Campo di Pietra, che in settimana scorsa ha comprato anche un ottimo portiere che è Landi, che negli ultimi 2 o 3 anni ha giocato in Serie D, ha preso Albino Fazio. Noi siamo tra queste società, poi come sempre il campo deve dire la sua, e quindi poi negli scontri diretti vedremo dove siamo. Vabbè, Presidente, lui ha parlato di soldi, cose. Lei, se a fine del girone di andata magari la sua squadra si trova nelle prime posizioni, se la sente di aprire un altro poco il portafoglio? No, perché ritengo che la squadra si costruisce in estate, ritengo che il direttore è stato preso perché sicuramente, anche se giovane, sa fare il suo lavoro e lo ha fatto bene. Noi dobbiamo fare azienda. L'Alto Casertano nasce per fare un discorso del calcio come se fosse un'azienda, quindi va gestito anche il budget che abbiamo a disposizione. Non vogliamo fare scelleratezze, vogliamo conquistare il nostro pubblico cercando di ottimizzare i costi con quello che avremo, con ciò che spendiamo. Voglio sperare che quello che ha detto Alessandro si sia sentito. Ho visto degli strani cenni dalla regia. Siamo a posto, ok, va bene. Allora, la nostra trasmissione a questo punto può anche terminare qua. Vorrei ringraziare il presidente dell'Aurora Alto Casertano, Fabiano Montavola, il direttore sportivo Alessandro Sant'Angelo, grazie per essere i nostri ospiti, con l'intenzione di averli qui in questa sede, più in là, magari anche con l'Aurora in testa alla classifica. Possiamo già, godiamoci il momento. La nostra trasmissione termina qui, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre alla stessa ora. Buonasera a tutti. Buonasera.